Benvenuti a Palazzo Guagni, siamo qui con Scognamillo, dove il Bisonte ha vinto 3-1 contro la tua squadra, il Cuneo Grande Volley. Allora, Bisonte stasera ha battuto veramente forte, c'erano dei battitori che ovviamente hanno messo in difficoltà anche a tratti le linee di ricezione, poi però diciamo la voce grossa l'hanno fatta un po' i laterali. Concordi con questa linea di lettura? Sì, sono d'accordo, sicuramente ci hanno messo in difesa e in difficoltà con il cambio palla. I loro posti 4 hanno fatto un bel lavoro e noi non siamo state brave ad adattarci alla situazione. Ovviamente in questo momento c'è solo tantissimo dispiacere. Sì, possiamo capire il momento, però dovessi tirare le fila di questa stagione e trovare qualcosa comunque di buono per il futuro, cosa diresti? Beh, è stata una stagione di alti e bassi sicuramente, adesso in questo momento come ti dicevo c'è soltanto un enorme dispiacere, quindi è anche difficile tirare le somme. Sicuramente mi porterò dietro la mia prima esperienza in Serie A. Finalmente, esatto. Aggiungerei. E dispiace perché ci è mancato veramente poco, ma evidentemente non è stato abbastanza. Ok, ti ringrazio, un saluto. Ciao a tutti.